Ciao Maurizio, mi chiamo Cristina Bregoli. Volevo immaginare un dialogo con te, che sei il segretario della CGIL. E per stare calma, non agitarmi, mi metto una musica che concili la serenità. Maurizio, ti sei accorto delle code chilometriche che ci sono nelle città italiane per chiedere un pasto? Maurizio, io capisco che quando si percepiscono 3.700 euro netti, come hai dichiarato tu dalla Lilli Gruber nel 2019, certamente la tua distanza dalla povertà è assai ampia. Maurizio, io dal 90 al 93 sono stata coordinatrice delle delegate sindacali di Genova della FIOM. Guarda che sono stata anch'io dirigente, eh? Certo, non di alto livello come te, ma soprattutto, Maurizio, non mi pagavano gli iscritti. Io occupavo 4 ore della mia giornata a fare la responsabile del coordinamento donne della FIOM di Genova, utilizzando il monte ore che noi lavoratori dell'IBM avevamo ottenuto lottando. Io ho fatto la funzionaria senza fare spendere un singolo centesimo agli iscritti. Maurizio, tu e gli altri continuate a ricevere uno stipendio. Perché gli iscritti continuano a pagarvi? Ingenui, fessacchiotti, non capisco perché. Secondo te, Maurizio, chi si deve occupare delle code chilometriche di poveri che cercano un pasto? Guarda, io sono andata a vedere su internet, sono andata a cercare quali sono le posizioni della CGIL. No, perché Maurizio, abbi pazienza. Il primo ministro vi ha detto che siccome c'è questa pandemia non ci può essere la contrattazione. Maurizio, ma te lo devo ricordare io. Ti ricordi, Maurizio, quello che un tempo era chiamato, aspetta, fammi venire in mente, sciopero? Ti ricordi la parola sciopero, Maurizio? È sempre stato lo sciopero che ha costretto qualunque controparte a contrattare quello che c'era da contrattare. E invece vado su internet e trovo che sei su Twitter, che ci avete le vostre piattaforme sul web, e che addirittura siete felici di poter fare sindacato usando semplicemente i social. No, Maurizio, il sindacato che amo io è quello che esce fuori dalle segreterie. Dovete alzare il culo dai vostri uffici, andare per strada, dovete andare dove ci sono quelle code di persone per un pasto e occuparvi di quelle persone lì. A chi sta in coda per un pasto non avete dedicato neanche un articolo, neanche un Twitter, niente di niente. Vi accorgete che in Africa stanno morendo di fame? Non vi accorgete che stanno morendo di fame gli italiani? Oh sì, è vero, siete consapevoli delle paure, fate i vostri questionari, siete ancora i questionari, provate ad andare a questionare con la gente che ha il passeggino e il bambino da sfamare, prova ad andargli a parlare, provate ad andarci a parlare a quattro occhi invece di rimanere seduti nelle strutture, ben pagati dagli iscritti, che non hanno ancora capito che razza di persone siete allora. E che cosa trovo? Invece che trovare il sindacato vicino agli ultimi, trovo il sindacato vicino ai primi. Voi state facendo sul vostro sito collettiva.it, si chiama così, voi state facendo una campagna denigratoria contro i Novax. Leggo qua un articolo strano che è comparso ieri, che dice
Minacce Novax all'infermiera dello Spallanzani di Roma, prima vaccinata d'Italia contro il Covid. I Novax? Ma a chi? Il sindacato chiede che si colmi il vuoto di informazione da parte delle istituzioni. Informazioni su cosa, Maurizio? Noi abbiamo diritto alle informazioni su che cosa c'è dentro quel vaccino. Noi abbiamo il diritto di sapere che quel vaccino non è stato sperimentato a sufficienza. E invece voi della CGIL che cosa state scrivendo? Te lo leggo. La funzione pubblica CGIL nazionale e la funzione pubblica CGIL di Roma e Lazio in nota congiunta testimoniano tutta la loro solidarietà e sostegno all'infermiera dello Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini, la prima vaccinata contro il coronavirus in Italia, per l'aggressione inaccettabile sui social network. Io mi pensavo chissà cosa, ho detto poverina, la vanna prostofata per sta... sui social network. E poi andate avanti con la vostra campagna delirante, non avete nemmeno più chiaro chi è il vostro nemico, forse perché state dalla parte del nemico. Qua scrivete che gli operatori sanitari siano i primi destinatari del vaccino e segno della centralità e dell'importanza riconosciuta a chi lavora al servizio della salute di tutti, quindi della complessiva necessità di investire e potenziare il sistema, sistema sanitario con più assunzioni e maggior sicurezza. Maurizio, guarda che con le parole, per quanto belle, se mai ottenuto nulla, Mauri, bisogna scioperare se vuoi ottenere qualcosa. Ma non bisogna scioperare per farsi vaccinare, Maurizio. No, caro. Ma voi siete proprio convinti? Voi siete proprio convinti? Il vaccino, scrivono le organizzazioni sindacali, è un passo importante nella gestione dell'emergenza sanitaria e deve esserne compresa l'importanza sociale? Maurizio, io non sarò complice di un genocidio premeditato e non sarò nemmeno complice vostra, e te lo dico come ex iscritta e come ex dirigente della CGIL. Ma voi che cosa ci avete scritto adesso nello statuto? Se vedi una coda di morti di fame, guarda dall'altra parte? Cosa ci avete scritto adesso nello statuto? Obbligo vaccinale? E poi andiamo ancora avanti. Quanto accaduto a Claudia dimostra inoltre il bisogno che si colmi il vuoto accumulato in questi giorni di ritardo in termini di corretta e capillare informazione. Guarda che la corretta e capillare informazione la stanno facendo proprio i Novax. La stanno facendo proprio i Novax, che vanno a tirar fuori medici, scienziati, virologi e cercano di entrare nel merito della questione. Voi state troppo chiusi dentro i vostri uffici della segreteria, state un po' troppo sui social e non parlate con la gente. Maurizio, che vergogna che siete diventati. Siete veramente... Dovreste essere, come sindacato, come organizzazione democratica tutelata dalla Costituzione, dovreste essere voi a cercare di evitare il dolore, la sofferenza delle persone, dovreste essere voi a fare in modo che questa situazione non diventi il caos, non diventi esplosiva. Se non si può cambiare le ingiustizie in maniera democratica, te lo devo dire io, Maurizio, come va a finire? Sarà il caos e non ci sarà niente da guadagnare né per gli ultimi, né per i penultimi, né per i terzultimi, nemmeno per i secondi. Ci guadagneranno solo i primi. E non è detto, Maurizio, che tu guadagni 3.700 euro al mese. Non è detto che chi muore di fame non venga a cercare pure te. Sai che c'è, Maurizio? C'è che io, quando è morto Spartaco, c'ero ed ero tra quelli che hanno tirato giù il suo cadavere putrefatto dalla croce, caro il mio Maurizio Landini. E tu no, tu eri invece con gli altri. Che eri? Eri tra i soldati romani?